Allora, visto che oggi ho fatto la recensione degli oggetti che ho comprato per fare crafting in Giappone, adesso facciamo la recensione del cibo. Però non lo mangiamo. No, no, quello che abbiamo già assaggiato, diciamo com'è, quell'altro lo faremo domani. Però intanto diciamo cosa abbiamo preso. Cosa abbiamo preso? Siamo pronti? Sei pronto? Sì. Io dormo. Allora, Livio, iniziamo con questo. Cos'è questo? È per Ilaria. È Royal Milk Tea, quindi è il tè della regina. al cioccolato e dai Faku. Vabbè, niente. Sono dei dolcetti. Almeno l'immagine c'era la scatola. Si vede l'immagine. Dentro c'è dei dolcetti tipo cioccolatini. Le fettarelle che piacciono a lei, le tessine. Sì, tipo dei morbidosce. Però moci con del gusto, non solo roba cicinata. Quindi lo sapremo a Lucca come sanno, perché verranno mangiati a Lucca. Prossimo. Questo. Questi sono classici biscottini tipo i cosi di Euroshock. C'hanno però le immaginine classiche come il Monte Fuji e le caramelle. È pieno di caramelle. Sì, è classico. Scusami, è di One Piece. È giusto. Okay, e questi sono per i genitori di Irene. Quindi scopriremo poi di cosa fanno. Questi poi li abbiamo presi perché dovevamo spendere i soldi alla fine in aeroporto. Erano carini. Sembravano dei macarons. Però in realtà senza il... saranno biscotti da tè. Scritto qui: biscotti per il tè. Certo. Questo è il simbolo del tè. E così. Cioè questo, hanno scritto, guarda, in modo molto figo. Cioè, ha sbagliato tutto. Un katakana scritto male. Vabbè. Biscotti per il tè. Speriamo siano buoni. Sì. Questi sono per noi, no? Sì. Questi sono per il nostro tè. Questi. Che cazzo sono? Sono delle caramelle. Sì, bravo. Papa Bubble, c'è scritto. L'ho presa a... non lo so, al 100 yen? No, l'ho presa a Yokohama. A Yokohama ha preso queste caramelle che... in un negozio di caramelle. Sono caramelle di Halloween, qui vedi? C'è una faccina che è un... ecco, quella non ci incasta niente. Niente. Però le altre sono zucche finte, caramellose. E vabbè. Guarda, poi c'è un fantasmino. E niente, caramelle. Le mangerai te perché a me le caramelle non mi piacciono. Le mangerò con te. Queste... che cos'è sta roba? Saponette. Non sono saponette. Come non sono saponette? Guarda, hanno una forma di saponetta e... dai. Cosa? Che sono? Non lo so. L'hai comprato te? Che c'è? No, questa ce l'ha regalata un amico. Ah, grazie, un amico. Non me lo ricordavo. Sono caramelle gommose. Sono guarda gommose. Come sono belle. Guarda questa com'è bella. Questa è bellissima. Cos'è? È il fiore, è la foglia del ginkgo. E poi c'è i momiji, visto che i momiji non li abbiamo visti. Qui c'è un momiji. Qui c'è un momiji. E poi... oh, sono curiosa di assaggiarle, però mi dispiace sciuparle. Sono belle. Sono belle, però prima o poi le cose vanno mangiate, se no vanno male. Giusto. Poi ci sono questi. Questi li ha presi Livio? Sì, li ho presi. Uno lo porterò in ufficio per cosa provarlo. Sono mini melon pan. In realtà sono dei biscottini. Non sapranno minimamente di melon pan. Saranno dei biscottini normali. Infatti se li tocco non sono soffici come il melon pan. Saranno delle boiate pazzesche. Però va bene così. Si assaggeranno e si saprà come saranno. Uno invece è per noi. Hai deciso che uno è per noi. Questo si porta in ufficio, lo metto di qua. Questo, che voglio capire che cos'è, l'hai preso a caso. Sì, erano lì alla cassa del 100 yen e ho detto, oh ma che figata. Hanno fritto l'alga nori con una pastella strana e hanno fatto le patatine. Visto che... dici? Sì, c'era Taiju che se le mangiava l'alga nori come le patatine, hanno fatto le patatine. Non mi ispirano per niente. No, per niente. Anche queste le voglio portare in ufficio. Sì. Se avanzano te le porto. Sì, portamene una per assaggiarla. Okay. Però se fanno vomitare no, Ma sono alghe.
Questo è... Questo è wasabi. C'è scritto. Dove è scritto? Qui, in cima. Wasabi. Wasabi. Le hanno assaggiate Elena e Fabio e Katie e Roberta. Ma cosa sono? Sono patatine al wasabi e carne. Hanno unito la carne col wasabi. E sarà una gioia per il palato. In realtà Fabio ha detto che sono buone. Ora. Non ti fidare. Non mi devo fidare? No. Queste le teniamo per noi? Decidi. Le porto e te ne porto una? Facciamo metà e metà. Ti prendi un sacchettino e te ne riprendi. Sì, vai. Moriremo tutti. Oh, questi. Cosa? Questi qui, eccoli, dei come si chiamano lì? I biscotti dorayaki al matcha, che sapranno quindi di erba, no? di farciato. Che schifo, ho paura. Hai paura? Sì, molta. Quindi li porto via? Se vuoi ne puoi lasciare uno, sono enormi più, sì, che altro, enormi. Cioè... Sì, ci si mangia in quattro. Sono giganti. Uno lo lasciamo qui e uno lo porto. Tu sei sempre a tempo a portarglieli. Portarglielo, esatto. Poi, questi che cosa sono? Hai preso questi? Questi sono... Ah, ho capito! C'erano anche nel video questi. Di Elena e Fabio. Questi sono dolci. Sono dolci, ma sembrano salati. E sembrano... Delle salsiccette. Eh sì, certo, va bene. A me sembrano quello che esce dopo aver mangiato. Fanno schifo. No. Cioè, non puoi giudicare un libro dalla copertina. Lo giudico dalla busta. Dalla busta, dentro ci saranno ste cacchette, avranno un gusto, se no mica le venderebbero. Vabbè. Cioè, sappiamo che in Giappone vendono un po' di robe. Tutto. Anche queste le porto via e vediamo se vuole, cioè. Che cos'è? Queste le prese te? Sì, per Ilaria, perché sembravano i mochi, però in realtà ho scoperto che sono cioccolatini con il ripieno. Cioccolatini con ripieno mochi. Sì, quindi se le mangerà Ilaria. Ok. Credo. Quindi questo è per Ilaria. Dov'è la roba per Ilaria? Boh, la metti insieme alla roba per Luca. Questi amore, cioè... sono... La patata dolce è cattivissima, sì, guarda là. Guarda qui. È incazzata, Sì, sembra un buco di culo. Allora, è una patata... Allora è da mettere insieme a quelli. Sì. Insieme, esatto, fa così e puff. E niente, sono i pochi alla patata dolce. Mamma mia, questa patata dolce non ti convince proprio a mangiare. Sì, infatti, io ho preso tutta roba dove c'era la copertina assurda. Dopo ne vedrai una che è bellissima. Se c'è. Allora, poi non l'abbiamo persa. Questo e questo, avvicinalo. Questi sono la gioia di Isabella. Sono tantissimi. Sì, sono degli snack. Noi sono 60, 30 e 30. A che gusti? Hamburger e gambero. Gambero. Sì, me l'aveva detto. Però questo era un hamburger di pollo, non mi ricordo. Vabbè. Comunque. E sono degli snack tipo dei roll di cialda. Al gusto chimico di quella roba, cioè, sì. Io ne ho avuto uno al salame, perché li regalavano nelle sale giochi. E niente, li ha chiesti Isabella e mo' se li mangerà tutti. La roba da portare in Giappone. Sì, in Giappone, cioè, e la riportiamo. Allora, questa roba qua. Sì, è questo. Guarda qui che faccia. Io te l'ho detto perché secondo me sono piccanti. Già, di brutto. Ma solo la E commerciale. Quindi solo la E è piccante. Se le trovi ce n'è una a forma di E, è piccante. E lui c'ha una faccia che fa riderissimo. Cioè, chi metterebbe mai una faccia che è schifata, che è schifato, sopra il pacchetto? Però qua ce n'è uno felice. Ma perché questa è la mascotte? Cioè, ma visto, è lui! Sì, ma ho visto altre patatine con lui... E non erano schifati. Non era schifato. Ma questo era schifato. Hai preso quello schifato, giusto? Sì, per l'ufficio. Ok. Poi. Questo ispira. Queste sono patatine alla ringa. Ah, allora non ispirano. Cioè, vedi, è pesce. Mi sembrava il pollo fritto. E al pollo arrosto, invece. Cioè, vedi, c'è la disca. Allora, niente, ho cambiato idea. Cioè, forma di pesce.
Poi c'è un 47. Per essere sicuri si dicono giapponesi, perché... I giapponesi lo amano. E c'è una patata, quindi sono patatine al... Guarda, vedi, è il sindaco delle patate. E c'è un'anatra. Allora sarà l'anatra, amore, non allora, sarà... Ma che ne so, a me sembra il pesce. Vediamo dietro cosa c'è scritto. Sembra gli arrosticini di pesce. Boh. C'è il QR code. Forse piacciono alle anatre, perché forse è l'anguilla. Anguilla, sarà anguilla. A me l'anguilla piace, però... Comunque c'è il sindaco delle patate. Oh! Io sono il sindaco delle patate. Potato o mayor? Vai, passa al prossimo. Allora, questo l'ho preso. Cosa facciamo con questo? Li vuoi assaggiare? Li assaggiamo. Allora, io lascio. Io ho preso questi al 100 yen, che dovrebbero essere caramelline gommose di Splatoon. Che sanno di cose, di seppia. Eh certo, di seppia arancione e di seppia verde. Sì. E poi le aprirò, voglio vedere, dovrebbero c'è essere... anche forse il polipino. Ah, sembra di sì. Boh, non poi so. Vedremo come sono. Ho preso uno solo perché ho detto se fanno schifo poi... Vabbè. Però era bellina la scatola. Sì, bravo, proprio per quello. In pratica poi in Giappone vendono grazie all'imballaggio. Oh, questi... Aspetta, li cavo tutti. Sì. Ma ce n'è quanti ne hai comprati? Allora, di quelli rossi, 3. Sì, che io ne avevo già comprati 2, eh. Allora, questi li porto. Questo uno lo porto in ufficio perché è buonissimo. Vabbè, falli vedere, allora. Allora, sono dei crostini. Allontano la telecamera. Sì. Posso vedere. Questi sono di un'altra marca, penso. Sì, io ho preso il 100 yen, anche questo. C'è scritto Sittori. Sittori Chocolate. Ma questo c'è l'omino in macchina. C'è l'omino in macchina e quest'altro questo l'omino c'è un supereroe. Che calcia, cos'è? C'è una G. Boh, vabbè. Comunque sono dei crostini al cioccolato buonissimi. Sono dei brownies, però no, ma duri. Brownies, sanno di brownies, amore. Sì, comunque sono buonissimi. A me piacciono a morire. E qui dentro, alle volte, ci sono dei biscottini a forma di cuore. Sì. Cioè, sono la maggior parte è tondo, però... Alle volte succede che ci sono le forme di cuore. Forse perché prima erano a forma di cuore, poi hanno detto ma li vendiamo soltanto per le ragazze, allora facciamo di tondo, ma riutilizziamo quelli a forma di cuore. Le non lo so. La filosofia di qualcosa ha un senso, perché non ce n'è nemmeno uno nell'immagine a forma di cuore. Come fai a sapere che dentro c'è quelli a forma di cuore? Perché lo mangi. Qui dice buoni con il latte, vedi? Dice, vedi? Buoni con il latte fresco. Ok, passiamo quindi a quelli avanti. Esatto. Ma vabbè, sempre di loro Livio ha deciso di comprare anche questi. Sì, perché ho detto, se sono buoni al cioccolato, gli altri gusti chissà come sono. E quindi ha comprato quello alla fragola e quello, ovviamente quello al matcha, perché c'è tutto al matcha. Qualsiasi cosa, la carta igienica al matcha, le bottiglie al matcha, il matcha al matcha. E quindi niente. Vedremo. Avremo questi gusti. Per ora li abbiamo lasciamo. Quasi finito. Li vuoi assaggiare oppure? Sì, li, sì, li voglio assaggiare. Ma... dai. Poi abbiamo queste. Queste ce la faremo. Sì, sono caramelle. Sì. Varie. Dello zoo di Ueno. Che ce l'ha regalata in amico. Sì, queste sono le classiche caramelle. Mamma mia, povero panda. Giriamo, ecco meglio. Ok. Anche queste sono, invece queste sono caramelle, non si vede niente. Gommose al mandarino, è più un mandarino... E le fili, tipo sì, secco essiccato. E poi sono, sono buone, sono. Sì. Cioè, sempre che queste ce l'ha regalata un amico. E poi abbiamo preso questo, che però è un regalo. È un regalo per... Federica, per fare i dolci oppure per cucinare roba al falciame. Sì, al falciame. Cioè, se ti piace l'erba, questo è la tua scelta. La torta all'erba, ma non quella che pensate voi. Eh già, anche io ho pensato a quella. No. E poi per ultimo questo di cui che allora vediamo questo. Questo l'abbiamo trovato. C'è anche scritto il prezzo. Lo sappo. Se non mai si è visto. Vabbè. Comunque si trova nel. Cioè, lo usano gli astronauti. Cioè, proprio. È il cibo per degli astronauti. Per gli Doc. Astronauti. Praticamente, io avevo comprato quello al cioccolato. La torta al cioccolato per Livio. Livio l'ha mangiato. Gli è piaciuta.
E poi abbiamo deciso di prendere questo al takoyaki. Praticamente ci sono quattro palline che forse andranno scaldate, Non non lo so. penso. Oppure le mangi così e sanno di takoyaki, che sono le palline di polpo. Sì. Quindi, però è tutto liofilizzato, Già. E tipo è secchissimo. quindi niente. Sono assurdi. C'è anche altra roba, Sì, altri cibi ci altri sono ora cibi qui. finti dello spazio, però C'ho una foto fatta e la sì. posso mettere poi su internet. Sì, la metterò dopo questo video. Con tutti i cibi tipici dello spazio. Vabbè, e presa a Tokyo Tokyo Ends. Ends. Vabbè, quindi questo è un po' il cibo. Qualcosa è già stato mangiato e non è arrivato in Sì. Italia. Il melon pan è arrivato, ma Sono non è da schiacciati. far No, vedere. perché sono un po' troppo schiacciati, però sappiate Che è che arrivato il melon pan in Italia. melon pan e E niente. confezionato naturalmente per quello. Chiudiamo sul livio. Io sonno, Che ora andiamo a andiamo a dormire. dormire. E niente, vi faremo sapere com'è questo cibo. Se qualcuno l'ha già assaggiato, ci faccia sapere com'è. Saluta. Non si vede la mano? Saluta. Vai. Ciao, ciao a tutti.